Benvenuti a questo nuovo incontro del corso di analisi dei dati per il marketing. Stamattina abbiamo visto come creare una distribuzione di frequenza, cioè una tabella che ha le classi sulle righe nel caso di un fenomeno continuo e a destra le frequenze, cioè conteggiare quante unità statistiche ricadono all'interno di ciascuna classe. Oggi vediamo come creare la tabella a doppia entrata. Nella tabella a doppia entrata le unità statistiche sono classificate in base a due fenomeni, ad esempio retribuzione, classe di retribuzione e sesso. In questo caso abbiamo 5 classi, una tabella che è 5x2. Perciò, stamattina allora abbiamo visto il caricamento dei dati. Le mie variabili che interessano per costruire la tabella sono la variabile RET, la variabile retribuzione, e la variabile sesso da inserire nelle colonne poi maschi e femmine. Dunque, abbiamo visto con ist count crea automaticamente le frequenze. Ci siamo lasciati con il terzo argomento di list counts, che indica la classe di appartenenza. Andiamola a vedere anche magari in Excel questo. Vedete, questa unità statistica ha numero delle classi 3, perché è nella terza classe, nella classe tra 1200 e 1500. Questa, la 11, ha numero 4, perché è nella classe da 1500 a 2200. Capito? Questo numero delle classi viene restituito da questo bin. D'accordo? Andiamo a vederlo anche nel workspace, bin. Eccolo qua. Allora, l'elemento 10 di bin è 4. L'elemento 10 di bin è 4, cioè qua la riga 11 in Excel di bin è 4. Questo ha una retribuzione di 1878 euro, perciò appartiene alla quarta classe. D'accordo? Benissimo. Allora, torniamo nel nostro editor. A questo punto, eti era il vettore che conteneva le etichette delle classi, le etichette del minore di 1000, tra 1000 e 1200 e così via. Allora, se io ci scrivo eti e qua ci metto 2, 3 e 1, cosa prende? Prende gli elementi, la riga 2, la riga 3 e poi la riga 1. Ma gli dico la riga 1, toh, prendila due volte. Allora, andiamo a vedere l'output. Eccolo qua. L'output di questo comando 2311 è andato a prendere la riga 2, la riga 3, poi la riga 1 e la riga 1. Poi vai a prendere la riga 1 e poi la riga 2. Così via. D'accordo? Allora, il trucco è perciò invece eti, come input di eti, gli andiamo a prendere, gli andiamo a mettere bin, il vettore che conteneva dove, in che classe era andata a finire ogni unità statistica. Certo, la prima è andata a finire nella 3, la seconda nella 3, e in questa maniera mi creo la nuova variabile che ha sempre dimensioni n per 1, vedete 107 per 1, che mi dice ogni unità in che classe è andata, non con i numeri 1, 2, 3, ma con le etichette in modo tale che sia intelligibile umanamente. Cioè, mi crea questa, la retribuzione in classe, queste etichette qua. Bene, con Excel si posso farlo anche con Excel, ma qua sono proprio due righe di codice. Dunque, adesso io ho frec che contiene le mie frequenze. Frec è stato l'output della funzione istCount. Frec. Poi, dopo frec io ho questo eti, che
che sono le mie etichette. Allora, io quello che io voglio fare, adesso ve lo dico dove voglio arrivare ad avere una cosa, voglio arrivare ad avere questo, in modo tale da capire il nostro obiettivo. Voglio arrivare ad avere questo, le mie frequenze, le mie classi e l'intestazione. Voglio avere una table, d'accordo? Non le voglio avere, poi frec, allora io a questo punto io ho come input, ho frec che è un vettore riga. Va bene? Questi 12, 26, 39. Con questo frec trasposto, se è riga, mi diventa colonna. Bene? Frec vettore colonna, perciò è esattamente come frec, solamente che frec è riga 1x5. Questo frec vettore colonna è 5 per 1, certo, è il trasposto di un 1 per 5. Frec vettore colonna. A questo punto, queste frequenze io le voglio trasformare in table, voglio aggiungere, voglio fare diventare l'array in una table. Allora gli dico: array to table. Di questo frec vettore colonna. Andiamo a vedere cosa succede se gli do solamente questo. Io lo trasformo, i miei numeri, queste frequenze diventano una table. Bene, nella table io ci devo mettere i nomi delle righe. Certo. Allora, array to table, apice, bene, row names. Quali sono i nomi delle righe? I nomi, no, non dimension names, ma row names è questo vettore che si chiama eti. Eccolo qua. Guardiamo com'era eti. Questo qua era eti, i nomi di ogni singola classe. E qua gli dico: frec che è diventato vettore colonna, la trasformi in una table e questa la chiami la mia frec table, quello che volete. Frec table, va bene. E questa è la mia distribuzione di frequenza. D'accordo? Allora, il totale di queste unità è il totale del mio campione. Certo, queste unità statistiche sono state classificate nelle diverse classi. Va bene, poi c'è una parte che io ho commentato, infatti è facoltativo, chi la vuole guardare la guarda, chi non la vuole guardare non la guarda, chi vuole chiedermi qualcosa mi chiede qualcosa, tutto quello che volete. Bene, a questo punto il nostro obiettivo è costruire questa tabella a doppia entrata, la tabella in cui le unità sono classificate in base a due fenomeni. Classe di retribuzione e sesso. Bene? Finora abbiamo fatto la distribuzione di frequenza per il totale, uomini e donne. D'accordo? Questo 18. Voglio vedere questo 18 quante sono le donne e quanti sono gli uomini. Poi 26, che era il secondo numerino, quanti sono gli uomini e quanti sono le donne. Allora, in qualsiasi software, questo è. Poi i nomi ormai sono sempre gli stessi. Per creare la tabella di contingenza, la tabella doppia entrata, si fa con cross tabulation. Andiamola a vedere. Cross tab, vedete, discon 1 e discon 2. Bene. Ho due fenomeni, mi vai a contare le modalità discon 1 contro le modalità discon 2. Allora, adesso io ho questa ret classi. Provo a fare la cross tab tra ret classi e sesso. Sesso è il vettore che conteneva maschi e femmine e questa ret classi è il vettore che conteneva la distribuzione di classi. Andiamola a vedere anche qua, vedete, sesso è 107 per 1, ret classi, la distribuzione in classi è 107 per 1. Dobbiamo andare a incrociare le modalità di ret classi contro le modalità di sesso e andare a contare le diverse combinazioni.
Bene, allora, cross tab, direct contro classi. Ecco, allora, vedete, un essere umano sa che la classe maggiore di 2002 è più grande dell'etichetta 1500-2002. Ma un computer come fa a sapere se queste sono etichette, se queste sono testo, a sapere cos'è più grande e cos'è più piccolo? Mi mette l'ordine che vuole lui, perché qua sono etichette, sono Pippo, Topolino, il computer sa, sai che 1500-2002 è più grande di 1200-1500, queste sono etichette. Allora, quando noi facciamo la cross tabulation, a vedere come mai. Dunque, retter classi, questa qua è 107. Ok. Sì, retter, fra retter e sesso, è certo. Certo, fra retter la retribuzione e il sesso, ci mancherebbe altro, eh. Allora. Dunque, retter in classi. Retter, classi e sesso. Ecco, e queste qua sono le mie frequenze. Però chiaramente lui mi riporta solamente i numeri. Voglio sapere qual è l'etichetta di riga, qual è l'etichetta di colonna. La prima colonna si riferisce ai maschi o si riferisce alle femmine? La prima riga, cosa si riferisce? A che classe si riferisce? Vedete, con queste istruzioni chiaramente lo fa. Lui, retter, classi e sesso, va bene, mi calcolo i numerini. Adesso voglio sapere che cosa è cosa, eh. Andiamo a vedere cross tab. Cross tab perciò può essere chiamata, vedete, con quattro argomenti di output. Questo lo vediamo successivamente, poi il test key quadrato, il suo p-value e labels. Ora proviamolo. Qua c'è la mia PBL, questa qua sarà magari, non so, il secondo argomento non me ne frega niente, il terzo argomento non me ne frega niente, Pippo Topolino e poi labels. Chiamo la funzione con due argomenti di, con quattro argomenti di output. Capito? Cross tab delle mie due variabili. Adesso ho quattro argomenti in output. Quattro argomenti in output vuol dire che lui mi crea quattro nuove variabili, TBL, Pippo, Topolino e labels nel workspace. Ok, allora TBL questa, sempre i miei numeri, poi Pippo e Topolino, non mi interessano Pippo e Topolino, a me interessa questo labels. E queste sono le etichette delle righe, le etichette delle colonne. Le ha messe le etichette delle righe, le ha messe nell'ordine che voleva lui. Certo. Lui l'ordine, perché lui deve sapere in qualche modo che maggiore di 2002 deve essere messo in fondo? E come fa a saperlo? Certo, non può saperlo. Allora, poi mi ha messo questo qua, femmine, maschi, anche qua posso forzare io l'ordinamento. Vediamo un po'. Perciò questa istruzione, categorical, questa trasforma questo vettore che si chiama retter classi in un oggetto di tipo categorico. Retter classi contiene tutte le mie etichette, 1200, 1500, 1500, 2000 e così via. Con questo secondo argomento io gli dico, guarda che l'ordine delle modalità è quello riportato dentro eti, l'ordine delle modalità è riportato qua dentro, questo è l'ordine. Prima viene minore di 1000, poi viene 1000 su 1200, poi viene 1200 su 1500. Questo è l'ordine che voglio io e devi usare quest'ordine qua quando ho diverse categorie di una variabile qualitativa. Allora, vedi questa retter classi, io mi creo questa retter classi C. Retter classi C, avete visto? Allora, ci vado sopra, questo è un oggetto di tipo categorico. Nell'oggetto categorico lui sa anche l'ordine delle modalità. A questo punto, quando io lancio l'istruzione
Dopo l'istruzione faccio la cross tabulation, questa volta tra ret classi C, cioè il vettore trasformato in categorico e la variabile sesso, le label questa volta sono messi nell'ordine che voglio io. Perciò minore di 1000, tra 1000 e 1500, tra 1000 e 1200, 1200 e 2500 e così via. Allora, io ho TBL che contiene una tabella 5x2 che contiene le frequenze. Poi, labels, queste qua, nella prima colonna ho le labels delle righe, nella seconda colonna di labels ho le etichette delle colonne. Capito? Allora, TBL contiene i numeri. 10 si riferisce alla classe minore di 1000 e alle donne. Vediamo un po'. Questo 8 si riferisce alla classe minore di 1000 e ai maschi. Vediamo un po'. Il secondo 16 si riferisce alla terza classe, alla classe 1200-1500. 16 è nella prima colonna e perciò si riferisce alle donne. Perciò due colonne, ha portato le etichette di righe e le etichette di colonna. Bene. A questo punto gli dico table che è un 5x2, mi ricavi la size. Size l'abbiamo visto stamattina. Size di un oggetto mi restituisce il numero di righe e il numero di colonne. Tant'è vero che R sarà 5 e C sarà 2. Bene. Le etichette di righe, dov'è che sono? Le etichette di righe sono dentro la matrice labels, le righe da 1 a R fino a 1, da 1 a 5 fino a 1. Perché ci metto RC? Perché in questa maniera è molto generale. Così in futuro, se ho 10 modalità di righe e 4 di colonne, io ci metto RC, è sempre un programma molto molto generale. Allora, io mi vado a recuperare le etichette di righe, queste, mi vado a recuperare le etichette di colonne della mia table, eti righe, eti colonne. Bene. A questo punto di nuovo faccio array to table. Array to table. Array to table della mia TBL. Se faccio array to table di TBL, lui i numeri li fa diventare una table. Però l'ho chiamata TBL e lui cosa ci mette come etichetta? Non sa cosa metterci come etichetta delle variabili. Poverino, e ci mette TBL1, TBL2. No. Allora, etichette delle variabili. Allora, le variable names si trovano nel vettore che abbiamo detto che si chiama eti colonne. Ed eccolo qua, adesso vedete che mette femmine maschio. Poi, invece, i nomi delle righe. Le row names sono quello che è eti righe. E così è finita il mio calcolo della mia tabella doppia entrata. I passaggi sono stati: innanzitutto impostargli qual è l'ordine delle etichette, se no lui non può sapere che minore uguale a 1000 deve venire prima di 1000 su 1200, impostargli qual è l'ordine delle etichette. Questo si fa con l'istruzione categorical. Poi cross tab mi riporta TBL già i numeri della tabella e poi invece le labels. E vado a formare successivamente la mia table. A questo punto io ho la mia table originaria X. Poi qua ci voglio aggiungere la variabile che è la retribuzione in classi, cioè questa table qua, x, che ha tre colonne, io ci voglio aggiungere la retribuzione in classi. Allora, il problema è come si fa aggiungere una variabile ad una table? Ma intuitivamente, anche se non so assolutamente come fare, come si dice aggiungere in inglese? Add variable, d'accordo? Add variable to table. Io voglio questo. Allora, ecco, vedete, add variables, eccolo qua.
Vedete la funzione che si chiama addVars, add variable to table. Cioè, anche se non so niente, voglio aggiungere, non so assolutamente di matra, aggiungi le variabili ad una tabella addVars. Andiamo a vedere come è fatta addVars. addVars ti dice addVars T1 è la tua table esistente, andiamo a vederlo. Allora, ecco, vedete anche qua come non l'avevo ancora visto. La tua table T1 e poi dove aggiungere la nuova variabile. Vedete che c'è il più. E poi puoi dire anche before location, dove, in che punto l'aggiungi la tua nuova variabile. Se non gli dici niente, probabilmente lui l'aggiunge alla fine. Andiamo a vederlo. Allora, X è la mia table. Io faccio add vars di x la nuova variabile che si chiama ret classici. Ecco, vedete che l'ho aggiunto. Ret classici è stato aggiunto. Add vars. Oppure, vi ricordate che se io ho due numeri, 2 e 3, per concatenarli li metto nella quadra. Ho due numeri, 2, 4, 7, per concatenarli li metto nella quadra. Qua io non posso concatenare direttamente, concatenare questo con ret classici, perché entrambi devono essere table. Vedete che ve lo dice. Comunque, mi dice, guarda, hai provato a concatenare due getti e entrambi devono essere table. Questo invece, la classe di ret classici, ret classici, questo invece è un oggetto di tipo categorico, non è una table. Bene. Vuoi una table? Allora ti becchi la table, table di ret classici. Questa qua la faccio diventare una table e così riesci a concatenarla. Bene. Perciò, per aggiungere una colonna ad una table, o la nuova variabile viene trasformata in table e l'aggiungete, oppure un modo alternativo è quello di farlo tramite addVars. Bene, adesso a questo punto, quando ho la mia nuova table, quando ho la nuova table, allora l'esercizio chiedeva di andare a calcolare la media per ogni andava a calcolare la media della retribuzione per ogni combinazione di sesso e classi di retribuzione. GRP stats, è quello che abbiamo fatto stamattina. Va bene? Group statistics, di quale table, e poi qual è la variabile di raggruppamento. Torniamo a vedere GRP stats. GRP stats ci dice qual è la table, group var, qual è la variabile di raggruppamento. Abbiamo visto stamattina, se la variabile di raggruppamento non c'era, mettevo quadra aperta, quadra chiusa. In questo caso la variabile di raggruppamento è la combinazione di sesso e classi di retribuzione. Tutte e due, perché le voglio classificare in base a tutte e due. Bene, andiamo a farlo. E questo a grande, adesso lo vado a stampare, questa grande è la mia una nuova table dove le unità sono state classificate per ogni combinazione di sesso e di classe di retribuzione. Vado a vedere il conteggio e la media. Poi invece della media voglio avere qualsiasi altra statistica, va bene, lo metto la specifico e non ci sono e non c'è il minimo problema. Poi l'esercizio mi chiedeva, vai a rifare tutto. Però questa volta mi vai a prendere le unità che presentano una data di nascita minore di una certa soglia. Allora, la variabile scon2 era la data di nascita. Vogliamo prendere coloro che sono nati prima di una certa data. Allora, vedete, x2, graffa2, estrae il contenuto. E questo X, per esempio, questa istruzione, per esempio 5,2, mi va a prendere l'elemento, la data di nascita dell'elemento 5,2, che è all'incrocio della riga 5, colonna 2, e poi gli dico,
È vero che questo è nato prima del 31 dicembre 1967. È vero che è minore? Se è vero, sì. E perciò logico 1. Se non è vero, logico 0. Ma non è che lo faccio prima per l'unità 5, poi lo faccio per l'unità 6, poi lo faccio per l'unità 16. No, qua gli dico. Ognuno. Tutta la colonna 2. È vero o no che presento una data di nascita minore del 31-12-1967? Boh, è un vettore logico che ha sempre 107 righe, che ha l'1 in corrispondenza delle righe, per cui la condizione è vera. Bene, il mio X all table, questo mio X all table, che ha 107 righe, adesso io gli vado a selezionare solamente le righe che soddisfano la mia condizione. Perciò andiamo a vedere quante sono le righe che soddisfano la condizione. Sum bo, sono 79. Perciò facendo questa istruzione qua, x1 all table diventa con 79 righe. Sono x1, posso andare a vedere, x1 all table sono quelle che presentano una data di nascita inferiore a quella determinata data. Bene, io a questo punto rifaccio l'istruzione precedente su x1 all table. Cioè, invece di rifarlo tutti, lo faccio sul sottoinsieme. x1 all table era 79 righe, invece x era 107 righe. Non è poco farlo con 2 righe di codice, eh? Voi avete una cosa di 20 milioni di righe, 20 milioni di righe, anche per esempio con Excel ve lo sognate di tirare dentro 20 milioni di righe, eh? Cioè al massimo arrivate a 2 milioni, eh? Qua in 2 righe di codice, qua si fa tutto, eh? C'è una condizione e estrae in base a quella condizione. Avete capito, eh? Allora, se io ho il vettore 2, 8, 9 e gli dico quali sono gli elementi di questo vettore che sono maggiori di 7, cosa mi dirà? False, true, true, 0, 1, 1, vi torna? Capito? Quanti sono gli elementi che sono maggiori di 7? Sum di questo e sono 2. Certo, il booleano logico 1 è vero e la somma degli uni è somma di unità che soddisfano quel determinato criterio. Bene, ditemi se ci sono domande. Allora, io vi invito chiaramente tutte queste cose a rifarle, perché una cosa è vederle, l'altra cosa invece è farle direttamente, eh. Poi dopo, infatti, venerdì verrà fuori qualsiasi cosa, comunque non vi preoccupate, è uno, è all'inizio uno mica che parte da utente esperto, eh. Dai, ditemi com'è, è veramente molto, molto, sono molto, molto difficili queste cose. Sì? Cos'è che hai riscontrato che è molto, molto difficile su questo? Ma ascolti, allora le giuro che ho il Green Pass e tutto. Ho già preso il Covid l'anno scorso, perciò credo di avere tutti gli anticorpi. Così vengo da lei, dopo gli faccio vedere come aprire il file. Bene, e mi raccomando, qualcuno che è nella stessa condizione mi chiama perché. Dunque, adesso passiamo a quella che è diciamo così, quello che è il secondo capitolo del nostro percorso, che sono un po' le analisi bivariate. Allora, questa parte qua, che è molto qualitativa, io la lascio magari alla fine, alle 3:20, quando cominciamo ad essere abbastanza stanchi, e andiamo invece alla parte che è più sostanziale, perché in fondo questa parte,
ve la può raccontare qualsiasi persona. Leggere delle slide non è sicuramente, non, cioè, se chi vede l'ammirazione deve cercare di avere qualcosa di più. Allora, per ogni variabile qualitativa io faccio la distribuzione di frequenza, perciò vado a contare quanti sono gli uomini, quanti sono le donne. Per le variabili quantitative vado a fare la media e poi la mediana, vado a calcolare la deviazione standard. Poi per tutte le coppie di variabili, sì, anche quantitative, io mi calcolo la correlazione e la matrice di correlazione. Dunque, adesso andiamo a fare l'esercizio sui grafici. I grafici, una cosa, non la sottostimate, perché saper fare i grafici per bene vi dà un valore aggiunto pazzesco. Un grafico vale più di 1.000 parole. Andiamo a vedere questo grafo univ. Grafo univ. Adesso insomma dobbiamo fare questi grafici qua. Allora, questi sono i nostri dati di base. L'andamento delle vendite in 12 mesi. D'accordo? Poi facciamo anche dei grafici che non si possono fare assolutamente in Excel. Dunque, allora andiamo a caricare. Prima facciamo clear all, close all, cancelliamo tutto il mio workspace, cancelliamo tutto quello che è memoria. Allora andiamo a importare i dati. Notate che in questo caso non ho messo né il nome del foglio né la zona, l'ha capito lui tutto in automatico. Infatti, da pigro, un po' prima comincia a scrivere già il nome del file, e solitamente il 99% delle volte prende già tutto lui, la zona. Se no, dovevo scrivere qua sheet, qual è il nome del foglio, qual è la zona. Bene, allora X è la table che contiene le vendite e i nomi delle righe sono i mesi. Poi, RONAM, questo, quando faccio X, le proprietà di X, X.properties, io ho RONAMES e variable names. Allora, RONAMES sono i nomi delle righe, come vi potete immaginare, e invece variable names sono i nomi delle colonne. Una colonna sola che è le vendite. Le vendite, RONAMES per i diversi mesi. Andiamo a vedere di nuovo questa X. Questi sono i row names e questo è il column names. Ok. A questo punto i nomi delle righe io lo metto in una variabile che si chiama row num, i nomi delle righe. In memoria, perciò vedete che ho row num, i nomi delle righe. Poi questo X è una table. XT, nel mio modo di ragionare, XT sta per X in versione double, cioè in versione array, solamente i numeri. D'accordo? Perciò graffa, aperta graffa, due punti, virgola, cioè tutti, solamente i numeri. Perciò con is, con d io posso fare le operazioni, più 12, con X assolutamente non posso fare l'operazione più perché è una table. Bene, qua ci dice di andare a fare il grafico a barre. Allora, proviamo. Cominciamo ad andare a vedere il grafico a barre, per esempio. Allora, vedete, lo seleziono nel mio plots e vado a fare il mio grafico a barre. Ok? Sono 12 valori, 12 barre. Di conseguenza, allora, poi uno le prova. Allora, bar di 2, 4, 5, cosa fa? Fa tre barre, il primo con altezza 2, la seconda con altezza 4 e il terzo con altezza 5. Andiamo a vedere. D'accordo? Andiamo a vedere l'help di bar. Bar graph. Ok, vedete come l'ho chiamato io, bar y.
bar y bar di 2, 4, 5 mi fa le barre con primo con altezza 2, secondo con altezza 4, con altezza 5. Vediamo cosa vuol dire invece bar xy. Bar xy, vedete, draws the bars at the locations specified by x, nelle locazioni, nelle coordinate x specificate da questo x. Andiamo a vedere. Bar di 6, 10 e 11. 2, 4, 5. Cosa farà? La prima barra, che è altezza 2, la traccia coordinate x uguale a 6. La seconda barra, che è altezza 4, la traccia a coordinate x uguale a 10. E la terza barra, che è altezza 5, la traccia alla coordinata x uguale a 11. Perciò bar xy vuol dire a che coordinate x piazzi le barre. D'accordo? Perciò se non ci metto niente, ci metto solamente 2, 4, 5, 2, 4, 5, lui le barre, che coordinata ci mette? 1, 2, 3. Certo, sono i primi tre numeri naturali. Allora, poi andiamo a vedere sempre nell'help bar xy. Ok, x le coordinate x. Tant'è vero, vedete che ve lo fa vedere nell'help. Qua x ho 1980, 1990, 2000, 10, 20, 30 e traccia 3 barre. Anche qua, ditemi cosa può uno non capire dal nell'help così. Le coordinate x e le coordinate y. Poi, vedete, se qua invece qua ci metto due, ci metto tre colonne di y e lui lo fa di tre barre affiancate. Va bene? 1980, 1990 sono sempre le coordinate x, però display multiple series, perché questa ha tre colonne. Bene? Poi, come di qua, imparare a leggere l'help è importantissimo. Input argument x, che tipo di dati deve avere x? Single, double, tutti questi è come se fossero per voi tutti double, dei numeri. Dei numeri. Poi sono i numeri in precisione singola, doppia precisione, va bene, non me ne può fregare di meno. E anche a me, nella maggior parte dei casi, non me ne può fregare di meno, perché solamente cose da informatici puri, la cosa della singola precisione, doppia precisione. Vedete, che tipo di dati può essere x? X può essere anche un oggetto di tipo categorico. Ed è quello che abbiamo visto, l'oggetto, le coordinate categoriche. Cioè, perché io inizialmente, io pensavo che se qua ci metto le etichette BB, A e CC, cioè io pensavo che lui funzionasse. La prima barra la mette in coordinate, ci mette BB, la seconda ci mette A e la terza ci mette CC. E questo gliel'ho anche detto a questi della Matrox, che uno si aspetta che una cosa del genere funzioni. E qua mi dice: no, guarda che il tuo input deve essere di tipo categorico. Ah sì? Vuoi che sia categorico? E allora ci metto categorico. Dunque, categorical. Quando categorical, vedete, c'è BB, AA e CC. Allora, uno si aspetta che, vabbè, BB è coordinata 2, A è coordinata 4 e CC è coordinata 5. Qua funziona. Funziona. Però lui me le ordina in maniera alfabetica. Vedete? Perché lui A viene prima di BB e poi di CC. Non mi sta bene che tu ordini in maniera alfabetica. Voglio l'ordine che ti ho detto io. Anche qua,
Io i mesi sono i mesi del tipo i mesi sono del tipo gennaio, febbraio e poi c'è agosto. Non voglio che agosto parte con la A e mi metti prima agosto, no. Voglio appunto partire da gennaio, febbraio e così via. A questo punto, andiamo anche a vedere l'MLX. Poi. Dunque, par XT. Allora, io gli posso dire, questo oggetto, facciamolo tutto da zero, dai. Facciamo tutto da zero, passo dopo passo. Allora, Ronam contiene i nomi delle righe. Ronam gli dico categorical Ronam e Ronam me lo trasforma in un oggetto categorico. Ma con che ordine? Con l'ordine di Ronam, cioè prima c'è gennaio, poi c'è febbraio, poi c'è marzo. Prima facciamo senza questa istruzione. Ronam ci ha. Ronam ci ha cat, per dire che è categorico. Ronam cat. Faccio girare questa istruzione, ronam cat, bene, questo qua è un vettore categorico, vedete gennaio, febbraio, marzo. A questo punto gli dico, mi fai il grafica barre di ronam cat e me lo fai di escondi delle mie coordinate. Ronam cat, vedete che lui mi ha preso agosto per primo e poi c'è aprile. Perché in ordine alfabetico questi vengono per prima. D'accordo? Bene, allora io per dire che categorico questo di Ronam, voglio avere l'ordinamento di Ronam, bene, Ronam cat lo ridefinisco come categorico questo, a questo punto quando vado a fare bar di Ronam XT, eccolo qua che stavolta lui le mette gennaio, febbraio. E marzo fino ad arrivare a dicembre. Se no, lui le barre, se ci mettete come oggetto categorico, lui le ordina in ordine alfabetico e non ci sta bene ordinare in ordine alfabetico. Questa capisco che non è una cosa ovvia, che anche a me all'inizio aveva un po' fatto storgere il naso, però capisco che quando ci sono le modalità di un fenomeno qualitativo e lui non sa come ordinarle, che ordine dargli, e usa l'ordine alfabetico. Vogliamo l'ordine, vogliamo stabilire l'ordine noi? Bene, quando trasformo in categorico, devi ripetere il secondo argomento, gli dici l'ordine. Ok, a questo punto. Io posso fare, l'altro modo è fare bar di XD, questo, bar di XD. A questo punto. Ci chiediamo come si fa dentro il codice andare dentro l'oggetto grafico? Come si fa a cambiare le proprietà del grafico? Allora, per accedere alle proprietà del grafico, questo ve lo devo dire che non è ovvio, si fa GCA, Get Current Axis. Allora gli dico. H è uguale get current axis. Qua vado a prendere tutte le mie proprietà del grafico, tutte. La scala, vedete, show all properties. Qua ci sono tutte le proprietà del grafico che io ci posso accedere. Allora, perciò H, io le vedo tutte queste proprietà del grafico. Allora, per esempio, H, allora, font size. H font size e vedete che è 10. H font size di questo, H font size, adesso ci metto 20. Eccolo qua, vedete con altezza 20. Allora, sono andato a prendere le proprietà del grafico e infatti è così in qualsiasi software. Poi i pivelli con Excel lo vedono tutto al destro del mouse, ma lui internamente ha un oggetto e in questo oggetto ha tutte le proprietà del grafico. E questo oggetto, vedete, è H punto e qua ci sono tutte le proprietà del grafico.
Allora, poi x, quello che ci interessa a noi sono le x-tick label. X-tick label in inglese vuol dire quello, le etichette che sono sull'asse X. Lui, se non specifico niente come etichetta sull'asse X, abbiamo visto prima, ci mette la sequenza da 1 a 12. Adesso, x.h.x-tick label. Cosa deve diventare qua? X.tickLabel deve diventare ronam, che sono i nomi delle righe. Eccolo qua, vedete i nomi delle righe inserite qua dentro. Allora, o create l'oggetto di tipo categorico e ci mettete barre, il vostro oggetto di tipo categorico e l'altezza delle barre. Oppure entrate dentro le proprietà del grafico e andate dentro questo xTickLabel. Nella soluzione, infatti, questo c'è, vedete, allora, questo qua, vedete, era andare dentro le proprietà del grafico, io ho fatto h uguale getCurrentAxis, poi ho fatto h punto minuscolo, h.xtickLabel, h.xtickLabel, allora ci sono sempre un altro modo per prendere le proprietà del grafico senza fare get car h uguale get current axis. Infatti, tutte le volte che implemento una cosa, come mi sveglio al mattino, la implemento. Qua c'è una nuova, anche una nuova versione. Vedete, set get current axis xtickLabel, che è un modo esattamente alternativo. Cioè, get e set in tutti i linguaggi di programmazione prendono le proprietà e set settano le proprietà. Sono i famosi verbi get e set. Di conseguenza, get current get di get current axis della proprietà che get current axis della proprietà che volete, qua per esempio è font size oppure il color, andiamola a vedere, color, qua mi dice va bene, questo sono i colori RGB di red, green e blu. D'accordo? Invece io gli posso dire set color, setto la proprietà, il colore, set color, il colore, e questo qua, il cambio il colore. In questo caso ho cambiato lo sfondo, red, rosso. Va bene? Allora, posso anche fare perciò set di get current axis della mia xTickLabel, e ci metto le mie quello che voglio, ronam, i nomi delle righe. Poi, se uno c'entra dentro xTickLabel, vedete, poi qualsiasi cosa, ma non c'è bisogno di imparare a memoria, vedete, xTickLabel rotation, cioè la rotazione delle tickLabel. Ma certo, una volta capito, poi entri dentro la proprietà del grafico e fai tutto quello che vuoi. Rotation 90 gradi. Li metti tutti a 90 gradi, va bene? Li metti tutti a 45 gradi. Eccolo qua, vedete l'etichetta 45 gradi. Insomma. Poi, in questo esercizio chiede di, adesso prima lo facciamo girare fino alla riga 112, così vediamo cosa fa. Faccio già girare l'output. Vedete, i grafici li ha costruiti in pannelli separati. D'accordo? Perciò, il primo grafico sono le barre verticali, perciò bar di x con d, le barre verticali. Poi, bar h sono le barre orizzontali, xd. Le barre orizzontali, eccole qua, quasi sempre il solito discorso per le etichette. Poi,
Il grafico ad area si fa con il comando chiaramente area. Allora, io tutti questi grafici non li voglio mettere ciascuno in una finestra singola, ma voglio creare delle finestre multiple. Adesso sono curioso di vedere create multiple figure, vediamo un po'. Se metto io su, anche se non lo sapessi, l'istruzione si chiama box plot. Però create multiple figure, no, non lo prende. No, figure, create figure window, figure sub panel. Ecco, figure, vedete, suggestion, figure sub plot. Anche lì non lo sapevo, voglio creare la mia figura però per sottopannelli. Anche se uno non sa assolutamente niente, va nell'help figure e poi ci mette, vedete, research suggestion figure subplot. Ok, andiamo a vedere cosa fa subplot. A vedere subplot. Allora, guardate questo esempio. Qua crea una finestra grafica che ha due righe e una colonna. Cioè una finestra grafica che ospita due grafici, due righe, una colonna, oppure guardiamo questo, qua crea una finestra grafica che ha due righe, due colonne, cioè lo fa in quattro pannelli. Oppure guardiamo, vediamo un po', allora, se io creo subplot di una finestra grafica che ha tre righe e quattro colonne, fa 3 per 4, cioè può contenere 12 grafici sul plot, perché 3 per 4 può contenere 12 grafici e me lo piazzi all'elemento 5. Andiamo un po' a vedere cosa fa. Vedete, 3 per 4, cioè 3 per 4, lo piazzi all'elemento 5, eccolo qua dove lo piazza. Andiamo a vedere se questo lo piazzo nell'elemento 12. In basso a destra, vedete 3, 4, 1, dove lo vado a piazzare? In alto a sinistra. Allora proviamo a vedere se abbiamo capito. 2 subplot di 2, 2, 1 mi crea il grafico in alto a sinistra. Subplot 2, 2, 4, dove lo crea? In basso a destra. Subplot 2, 2, 2. In alto a destra, qua. L'ultimo che manca è il subplot 2, 2, 3. Ecco. Ok, allora, abbiamo appena visto l'istruzione subplot. Perciò, qua gli diciamo, dividi la finestra grafica in tre righe e due colonne. Tre righe, due colonne. E lo piazzi, questo grafico, lo piazzi nel terzo pannello. Eccolo qua, vedete nel terzo pannello. Uno, due, terzo pannello. Poi dopo, il quarto grafico lo vai a piazzare, il grafico ad area, sempre 3, 2, 4, perciò lo metti qua. E mi vai a fare il grafico ad area qua dentro. Ok, questo punto io quello che io posso fare, gli dico alla riga 114 metti il cosiddetto breakpoint. Ascoltate, questo è importantissimo, quello del breakpoint. Quando io faccio run e ho messo qua il mio vedete qua gli dice pose execution at line 114. Quando io faccio run, lui non esegue tutto il file, ma si ferma qua. Si ferma ad una determinata linea. Bene? Cioè non lo esegue tutto, lo esegue fino ad una determinata riga specificata. Perciò qua ha già creato questi quattro pannelli, il grafico a linee, il grafico ad area. E adesso poi posso andare avanti istruzione per istruzione, vedete step, crea una nuova figura, crea una nuova figura e qua l'altro grafico che si chiedeva di fare si chiama funnel chart.
il cosiddetto grafico ad imbuto. Non so se l'avete mai visto. Eccolo qua. Poi ci metto il mio title, grafico ad imbuto, ma sicuramente quello che almeno a me che piace più di tutti è quello che si chiama il balloon plot. Andiamo a vederlo. Allora, eseguiamo figure di nuovo che crea una nuova figura e proviamo allora questo balloon plot. Balloon plot di X, vedete, la mia già la mia table, andiamo step. Eccolo qua, il balloon plot. Vedete che c'è la barra dei colori a destra, la scala dei colori che viaggia dal giallo al blu, la posso personalizzare come voglio, quella che si chiama la color map. Vedete, tanto più piccola è l'area, tanto più piccola sono le vendite maggiori sono in corrispondenza del mese di dicembre. Vedete, tanto più è grande e tanto più il colore si avvicina dal blu, si avvicina al giallo, vedete che c'è un aumento. Questo è il modo moderno di rappresentare l'andamento di una serie storica. Poi, color, vediamo un po', color map. Oppure forse si chiama color bar. Qua io posso specificare poi la barra del colore come deve essere. Vediamo un po' color bar. Allora, andiamo a vedere questa color bar. Questa qua di default è dal giallo al blu. Poi ci sono, andiamo a vedere le altre barre di colore. Barre di colore, adesso qua non me lo fa vedere. Andiamo a vedere per esempio color map, perché me lo deve far vedere le mappe dei colori. Ah, eccola qua, per esempio color map, per esempio summer, ha questa gradazione dei colori. Color map, parula, color map, autumn. Eccole qua, queste sono tutte le color map che avete. Vedete la barra dei colori fatte cioè non è mica semplice fare queste barre dei colori, eh? Allora, la color map proviamo, quale volete provare? Dai che ne proviamo una. Proviamo summer color map. Eccola qua. Vedete color map. Allora, proviamo cool. Eccola qua. Vedete? Color map invece summer, ecco, vedete dal giallo fino al verde e poi potete sbizzarrirvi come volete. Allora, questo balloon plot e funnel chart non sono nell'installazione di MATLAB di default, sono dentro il toolbox che si chiama FSDA. Per avere il toolbox FSDA, andate dentro gli add-ons e fate get add-ons. Quando avete fatto get add-ons, aspettate un attimo, cercate FSDA e questa qua la trovate e fate clic e poi la scaricate. Bene? Poi andiamo avanti con la seconda parte dell'esercizio. Nella seconda parte dell'esercizio avete la solita avvertenza su variable naming rule preserved. Allora, nella seconda parte dell'esercizio io vado a caricare una serie storica bivariata. Insomma, le vendite di sci e di sci d'acqua. Vedete, ha cambiato il nome, vedete, non c'è spazio d'acqua, anche l'accento l'è andato a togliere e ha messo l'underscore. Chiaramente abbiamo detto tante volte, lui non vuole avere spazi nei nomi delle variabili. Bene,
Allora, sempre l'istruzione categorica per creare questo mesi. Allora, a questo punto poi vado a fare grafico sempre a barre orizzontali, barre verticali. Questo l'abbiamo visto prima e perciò non c'è assolutamente niente di nuovo. L'unica differenza è che ci sono due colonne, però lo fa per le due colonne. Allora, vedete chiaramente le vendite di sci e di sci d'acqua, una sono prevalenti in estate e l'altra sono prevalenti in inverno, ovvio, eh? Ok. Adesso quello che invece è nuovo, il cosiddetto grafico in colonne in pila. Allora, andiamo a vedere l'help di bar. L'help di bar come fatto. Allora. Bar, allora, width ve la potete immaginare che cos'è, è l'ampiezza delle barre, oppure style, andiamo a vedere style. Eccolo qua. Allora, style gli dice, vuoi grouped, me li metti a fianco, vuoi stacked, me le metti una sopra l'altra, capito? Stacked cosa fa? Me le mette una sopra l'altra. Allora, bar di questo mesi, che è questo vettore categorico, delle mie queste sci e sci d'acqua stacked, le mette una sopra l'altra. Vedete che le mette una sopra l'altra. D'accordo? Semplicemente, allora, la differenza è se io non ci metto stacked, lui la va a mettere una a fianco all'altra. Se ci metto stacked, le va a mettere una sopra l'altra. Anche lì, nell'help, e questo è molto evocativo, ve lo fa vedere direttamente cosa vuol dire grouped e cosa vuol dire stacked. Infatti in inglese stacked appunto quando impili una cosa esattamente una sopra l'altra. Poi andiamo a vedere colonne in pila al 100%. Allora, questo X, guardate, io voglio cercare di capire quali sono le vendite di sci di gennaio rispetto al totale di gennaio? Cioè voglio sapere in percentuale questo X, diciamo così, X, quant'è la colonna 1 diviso la somma di, oppure facciamolo tutto, dai, facciamolo così, dai, X. X, tutti i numeri di X diviso la somma di ogni riga, sum tutte le righe, virgola tutte le colonne, la somma per riga, sum virgola 2. Allora, vedete, 0,77, 0,22. Moltiplichiamolo per 100 adesso, così siamo abituati a vederlo in percentuale. Vedete, a gennaio vendo 77% di sci e 22% di sci d'acqua. A febbraio 58 e 41. A marzo comincio a vendere di più di sci d'acqua. 38 contro il 61. Cioè, guardate cosa ho fatto. Ho preso tutti i numeri, li ho divisi per il totale di riga e poi moltiplicati per 100. Certo. Vado a vedere com'è le proporzioni di vendita rispetto al totale di ogni singolo mese. Eccolo qua, vedete, bar, ogni valore di riga viene diviso per il totale di riga. Poi subplot 324, subplot 324 perché lo metti nel subplot di tipo 324, il quarto, ed eccolo qua, colonne in pila 100%. Va bene? Poi, allora, perciò questo da mettere nel pannello 3, quest'altro da mettere nel pannello 4. Eccoli. Dunque, l'aria in pila al 100% ce la guardiamo. L'aria in pila al 100%, sempre la stessa cosa, ma hai area come istruzione. Ok. Adesso, questo l'abbiamo fatto.
Adesso andiamo a vedere invece quello che si chiama il grafico a cascata. Non so se l'avete mai sentito. L'avete mai sentito il grafico a cascata? Allora, grafica a cascata e lo andiamo a vedere anche in Excel. Ok, allora, guardate il bilancio di esercizio. Bilancio di esercizio, ci sono i ricavi lordi. Dai ricavi lordi, ci tolgo le spese ordinarie, ottengo i ricavi netti. Bene. Poi, perciò dei ricavi lordi, ci tolgo le spese ordinarie, ottengo i ricavi netti. Poi, dai ricavi netti, ci tolgo rimanenze, rimanenze iniziali, altri costi di vendita, merchandising, e ottengo quello che è il reddito lordo. Vedete, passo. Inizialmente era 245.000, poi togliendo le spese ordinarie 243.000, togliendo i valori delle rimanenze, merchandising e altri costi di vendita diventa 103.000. Poi da 103.000 devo pagare gli stipendi, la pubblicità, spese bancarie assicurative e vado a finire in quello che è il reddito operativo, 29.000. Dal reddito operativo ci sono le tasse e è pagato anche poco, 4.400, perché qua un paese in cui in realtà le paghi molto di più e questo poi il reddito netto. Perciò una cosa sono i ricavi lordi, l'altra cosa è la voce reddito netto, due ordini di grandezza completamente diversi. Il grafico a cascata mi permette di capire quali sono i passaggi intermedi che permettono di passare dai ricavi lordi, poi c'è lo step dei ricavi netti, poi c'è lo step del reddito lordo, poi c'è lo step del reddito operativo e poi del reddito netto. Avete visto? D'accordo? Poi questo viene utilizzato anche per determinare l'incremento della popolazione. Vedete, un anno e poi ci sono i nati e morti, vedete, in quell'anno dopo e poi la popolazione all'anno successivo. Insomma, questo waterfall chart è utilizzato molto, eh. Allora, dunque, andiamo a caricare questo file in MATLAB. Allora, waterfall chart, anche questo fa parte della suite di grafici di questo FSTA, waterfall chart, FSTA Toolbox, vedete? Allora, se andate nell'help dell'FSTA Toolbox, qua, waterfall chart, for more details, qua, ma andiamo alla pagina di Wikipedia. Ed eccola qua. Qua lo potete vedere, il waterfall chart. È veramente molto molto usato, eh? Non pensate, che le cose che facciamo qua poi non le vedrete mai più in azienda, eh? Bene, allora, waterfall chart. Questa qua chiamato con tutte le opzioni di default. Oppure chiamato con le opzioni set as total. Questo qua è l'esempio tradotto in inglese. Cioè qua gli diciamo, guarda, waterfall chart, qua gli dobbiamo dire set as total quali sono i passaggi intermedi. E cioè i passaggi intermedi sono in corrispondenza della riga 1, sono in corrispondenza della riga 3, net revenues, sono in corrispondenza della riga 7, 4, 5, 6, gross income, il reddito lordo. Poi sono in corrispondenza della riga 11, reddito operativo, operating income, e sono in corrispondenza della riga 13, net income. Questa è la sintassi. Perciò io posso chiamare waterfall chart, chiamarlo da solo, e se lo chiamo da solo, guardate cosa fa, se lo chiamo da solo, cerca lui di stabilire quali sono, che punti inserire. Capito? Contrario, noi dobbiamo dirgli, guarda, set as total di questa x che si è andata a caricare, di questa table che si chiama sgrande, set as total in corrispondenza della riga 1, 3, 7, 11, 13. Andiamo a farlo.
Eccolo qua, waterfall chart. Va bene? In corrispondenza della riga 1, traccia in grigio, della riga 3, poi cos'era? Della riga 7, della riga 11 e della riga 13. Poi c'è sempre la solita notazione ingegneristica per 10 elevato alla 5, che anche a me un pochino disturba. Tutto col 10 elevato alla 5. E va bene, qua io vi dico come andare a cambiarlo, assolutamente, cose che non mi verrà mai lontanamente nella più pallida idea di chiedervi al momento dell'esame, però io vi devo dire come si fa, eh. Al massimo momento dell'esame ti posso dire fammi il waterfall chart, bene, finita lì, eh. Poi però tutti i file sono tutti file in cui si esplorano diverse cose, d'accordo, eh. Bene, questi erano i grafici. Volevo fare, come al solito, molto di più. Mi date ancora 5 minuti, però vi dico qualcosa sui questionari. Allora, adesso siamo arrivati qua, grafici univariati. Questa la considero la fine della seconda settimana. La terza settimana facciamo covarianza, correlazione, poi matrici di covarianza, matrici di correlazione. E ripasso alla distribuzione normale. Se la prossima settimana vi potete fare anche voi direttamente un ripasso della distribuzione normale, sarebbe meglio. Dunque, avevamo promesso invece che gli ultimi 10 minuti li avremmo dedicati a dire qualcosa sul come deve essere fatto il questionario. E cercherò di essere brevi, solamente 3-4 minuti. Allora, c'è una prima parte che riguarda le caratteristiche del rispondente, poi ci sono le domande che riguardano proprio l'oggetto dell'indagine. Insomma, se volete sapere qual è il reddito di una persona, ma non c'è verso che tu gli puoi dire dimmi qual è il tuo reddito, nel questionario chiaramente le domande da fare, una cosa del tipo quanto ci vuole secondo te per vivere in maniera dignitosa? Alla fine, ogni mese, capito? Ci sono tutta una serie di domande poi per arrivare a quello che è l'obiettivo finale. Come devono essere le domande? Il questionario, chiaramente le domande di maggiore interesse devono essere fatte con due domande messe in punti diversi del questionario. Il questionario non deve essere troppo lungo. Come devono essere trattate le risposte multiple? Vedete in questo caso, questo qua è il tipico esempio di risposte multiple, in cui una persona può decidere Corriere della Sera, ma anche Panorama, l'Espresso. Come si valutano gli atteggiamenti e le opinioni? Generalmente si valutano in quella che si chiama scala di Likert, da 1 a 5. Allora, categorie ordinabili, va bene, è abbastanza chiaro, chiarezza, maggiore articolazione, però il problema è che l'intervistato è indotto a scegliere una modalità di risposta anche quando non sa cosa rispondere, cioè, e tutti si appiattiscono in corrispondenza della modalità centrale. Un modo che è carino per rilevare le opinioni è quello che si chiama il differenziale semantico. Eccolo qua, differenziale semantico. Qua ti chiedo: mi dici, questa città è bella, brutta, innovatrice, conservatrice, attiva, passiva? E uno mette semplicemente un segno. Mette un segno qua, vicino, allora se magari unica, noiosa, metto qua un segno. Qua è brutta, metto un segno. Tanto più metti il segno vicino a una delle due modalità, tanto più si è spostato verso una modalità rispetto all'altra. Insomma, differenziale semantico è basato solamente di 4-5 coppie di aggettivi. Per esempio, questa è la domanda data da un intervistato alla città di Sabbioneta, che è una città molto carina in provincia di Mantova. Insomma, differenziale semantico mette in evidenza i punti di forza e debolezza dell'indagine ed è molto utilizzato nell'ambito dell'efficacia delle strategie promozionali e nel lancio di nuovi prodotti. Dunque, poi, importante, quando si fa il questionario, di evitare quello che si chiama l'effetto di trascinamento.
Allora, non so se avete presente, magari capita magari in chiesa quando dice, allora, rinunci a Satana, sì, rinunci al demonio, sì, rinunci a questo. Poi c'è la parte domanda, poi credi in Dio onnipotente? E allora uno dice, rinuncio. Allora c'è il prete che dice, no, adesso devi cominciare a dire credo. È una cosa molto imbarazzante, no? Perciò prima c'è tutto questo rinuncio, 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 no, adesso devi cambiare marca, devi cambiare atteggiamento. Allora, questo qua era un tipico esempio in cui, allora, prima c'era la domanda 1 riferita a molti programmi televisivi stimolano l'intelligenza dei bambini, poi c'era la domanda 2, in TV c'è troppa volgarità. E allora, chi dava la risposta alla domanda 2 era già, diciamo così, distorto dalla domanda 1. Una cosa incredibile è stata in Italia l'indagine che è venuta fuori che il 22% credeva nella reincarnazione. Non è nella nostra tradizione, perché prima c'erano una serie di domande di realtà soprannaturale dove una persona aveva risposto sì. E poi credi nella reincarnazione, aveva messo sì anche in quella. Un'altra indagine che hanno fatto poi specificatamente per vedere quanti credono nella reincarnazione è venuto fuori il 3,7%. Perciò importante l'ordine in cui vengono poste le domande, d'accordo? Bene, questa è l'ultima cosa che io volevo dirvi. Ragazzi, noi ci vediamo, invece chi vuole ci vediamo venerdì in laboratorio.